È vero, la mente ci suggerisce prudenza, ma il cuore batte di entusiasmo per Ahsoka. Infatti siamo già stati scottati una volta perché il destino delle serie Star Wars, così come quelle Marvel, sembra proprio di non riuscire a mantenere le buone premesse fatte nei primi episodi. O forse di accendere in quelle prime battute che ci troviamo a commentare idee e pensieri di gran lunga superiori a quelli che le produzioni in realtà sviluppano. Quindi per farla breve non ci tireremo indietro nell'esprimere un parere positivo sul lavoro fatto da Dave Filoni nella serie sulla Ahsoka Tano di Rosario Dawson, ma non nasconderemo neppure una certa cautela dovuta ad alcune esperienze pregresse. Sperando quindi di trovarci davanti alla qualità stabile di un Andor piuttosto che al crollo che ha dimostrato invece Obi-Wan Kenobi. Ci è stato detto in passato e ormai lo sappiamo fin troppo bene, ma la serie creata da Dave Filoni lo ribadisce anche con i fatti da una parte e dall'altra della forza. Ritroviamo infatti Ahsoka Tano e anche altri personaggi già noti dell'universo di Star Wars nel tempo dopo la caduta dell'Impero, impegnati a indagare su una minaccia che disturba la sicurezza di quella galassia lontana lontana ormai vulnerabile e quindi in un periodo di assestamento. E ce lo fanno capire il crawl iniziale presente, anche se graficamente diverso da quello dei film per il grande schermo, così come la sua caratteristica di immergerci in una storia già in divenire che si sviluppa con continuity orizzontale molto marcata nel corso della stagione, ponendosi quindi da subito in maniera diversa rispetto alla struttura più episodica di The Mandalorian. Ahsoka si dimostra però molto diversa dalla serie con Pedro Pascal e quindi anche nel rivolgersi in prima battuta a chi è già fan e conoscitore del mondo di Star Wars. Due operazioni diverse per due momenti diversi della saga e della piattaforma Disney Plus che ospita la serie. The Mandalorian infatti ne accompagnava il lancio e doveva catturare l'attenzione di un pubblico ancora da definire, mentre la nuova serie si rivolge per lo più a spettatori già formati sull'universo di George Lucas e ora anche un po' di Jon Favreau e di Dave Filoni, dando quindi molto per scontato. E magari forse anche troppo, perché infatti alcune informazioni sono senz'altro utili prima di iniziare la visione di Ahsoka. Ad ogni modo, nulla che impedisca anche allo spettatore più a digiuno di tutto l'universo di Star Wars di seguire gli eventi, anche perché emergono fin da subito alcune figure centrali. E se non è una sorpresa che funzioni la Ahsoka Tano di Rosario Dawson, si ritagliano anche uno spazio la Sabine Wren di Natasha Liu Bordizzo e la Hera Syndulla di Mary Elizabeth Winstead, rendendo così la nuova produzione anche una serie con una forte spinta femminile a muovere l'azione, almeno stando alle prime battute. Colpisce invece per il carisma anche Ray Stevenson nel ruolo di Bolano Skoll, ma è da subito impagabile David Tennant come voce del droide Hu Yang. E per questo vi consigliamo la visione della serie in lingua originale. Un buon cast, quindi, ma a servizio di una visione solida e compiuta. Dave Filoni aveva già infatti dimostrato di aver capito come gestire le basi narrative e strutturali della saga creata da George Lucas, mostrandolo dapprima in animazione e successivamente confermandolo in live action. Ma di fatto Ahsoka potrebbe essere la definitiva consacrazione di questo passaggio di testimone, perché tanti sono i dettagli che dimostrano la padronanza dell'ambientazione, dei personaggi, del look e delle sensazioni che una produzione a marchio Star Wars dovrebbe comunicare. Passiamo infatti dal banale suono pesante e concreto che fa un elmo mosso sul tavolo ai primi scontri con spade laser che lasciano immaginare anche qualcosa di più epico andando avanti con la stagione. La conferma di Filoni arriva quindi in una serie che ha creato, scritto per entrambi i primi due episodi visionati e diretto, rendendola a tutti gli effetti propria. La sua era entra così nel vivo, ma noi non ci lasciamo ancora andare all'entusiasmo, perché aspettiamo le conferme che arriveranno solo nelle prossime settimane, quando saremo pronti a tessere ulteriori elogi sugli altri episodi se questi li meriteranno. A questo punto non ci resta che tenere le dita e le spade laser incrociate. Voi che ne pensate? Attendete anche voi con ansia la serie Ahsoka? Fatecelo sapere nei commenti!